Ancora tanta gente frequenta i santuari, si inginocchia per una preghiera. Lei all'inizio della celebrazione ha parlato del mistero del dolore di Maria. Che cosa ci dice questo mistero? Perché attrae ancora così tanta gente? Ciascuno ha la sua risposta a questa domanda. Chi ha molto sofferto trova una sorella che consola, chi ha molto assistito coloro che soffrono trova una benedizione, chi non ha sofferto, chi ha avuto una vita più serena, magari una condizione più facile, si interroga se per caso non debba convertirsi per farsi carico del dolore altrui. Ecco, io credo che Maria, per chi la contempla, è capace di far emergere la verità profonda, i pensieri che non si dicono a nessuno, le pene che si è stanchi di provare. Ecco, Maria ha per ciascuno uno sguardo, una parola, un momento di commozione. Per questo la gente si ferma davanti all'immagine di Maria. Un'ultima domanda sull'impressione che ha avuto oggi visitando questa comunità, la comunità di Clusone. Ma devo dire che è la prima volta che vengo a Clusone, quindi sono arrivato forse in una delle giornate più belle, più limpide, il vento ha pulito il cielo, forse un po' d'acqua ha fatto diventare verdi i prati, e quindi il contesto, diciamo, paesaggistico era di straordinaria bellezza per me, poi che lo vedevo per la prima volta, ma soprattutto quello che ha colpito me è stata la cordialità dell'accoglienza, e da questo deduco che forse i milanesi qui si comportano bene, perché c'è questa simpatia anche per me, che non sono mai venuto, ma il Vescovo di Milano credo che raccolga i frutti di tanti milanesi che qui ci sono, che si trovano bene, che fanno del bene, quindi una grande cordialità di accoglienza. E poi una grande devozione a Maria, ecco, durante la celebrazione ho avvertito proprio l'intensità della preghiera e quasi un po' una preghiera scritta sulle pietre, scritta sui muri, perché sono secoli che qui la gente prega, che qui disegna ex voto sulle pareti, che qui riconosce le grazie che riceve e che perciò abbellisce la chiesa. Ecco, la straordinaria bellezza del santuario antico dice che per secoli la gente ha trovato qui un luogo di preghiera dove raccogliersi volentieri. Quindi la bellezza del paesaggio, la cordialità dell'accoglienza e l'intensità della fede sono i tratti più caratteristici che ho colto in questa breve visita.